Buon pomeriggio a tutti, bentornati sul mio canale. Ciao da Riccardo di Tifiamo Juventus. E come sempre, anche oggi ci sarà un funerale, purtroppo funerale, della Federazione Gioco Calcio. Non è servito nulla, nel semplice motivo che DAZN ha vinto, i diritti TV, quindi siamo un accordo di 4-5 anni. Ok, perfetto. Però su questo voglio fermarmi. Però su questo voglio fermarmi. Perché io voglio farvi, credo che gran parte lo sappia, oppure magari è ignaro di questa cosa. Bene, DAZN ha vinto con Sky l'esclusiva per i prossimi 4-5 anni per quanto riguarda i diritti TV per la serie, calcio di Serie A. Il problema sussiste, ci mancherebbe, uno può offrire quello che vuole, ma il problema è che se tu offri qualcosa devi dare anche una completezza di servizio. Allora, io adesso vi faccio vedere questa immagine di copertura per quanto riguarda la fibra in Italia. Perché dico questo? Perché chi ha la DSL ancora, diciamo, fino a gran parte degli italiani hanno questo tipo di, diciamo, di connessioni internet. Dipende dove abiti, perché se abiti in una metropoli, ok, ci sta, ma siccome l'Italia, gran parte dell'Italia, il territorio italiano, è gran parte e anzi si basa sull'economia della campagna. Ci sono molte province e di conseguenza molte, molte, diciamo, connessioni sono veramente ancora, ribadisco ancora indietro di 10 anni fa. DAZN è nato con la connessione internet. Bene, perfetto. Allora io adesso vi faccio vedere questa immagine, la vedete? Perfetto. In Italia la connessione della fibra è veramente ancora molto molto indietro, ha occupato tutto il territorio italiano con lavori, certamente stanno facendo, ma è solamente pochissime regioni hanno raggiunto neanche il 70-80%. Tra parentesi, prima in Molise, poi c'è il Piemonte, però tutti hanno un 50-60%. Allora, siccome DAZN ha sempre avuto un servizio che fa sempre appunto cagare per quanto riguarda il collegamento ADSL, internet, perché tutte le famiglie normali hanno questo tipo di collegamento, e la fibra, tra parentesi, di abbonarti è a un costo mensile, non vedo per quel motivo ci sia ancora DAZN. Noi per i prossimi 5 anni, tra parentesi, l'abbonamento rimane sui 30 euro, comprensivo, diciamo, tutte le parti di Serie A, quello che è, perché tra parentesi, DAZN, se tu vuoi vedere solamente DAZN, in questo caso qua, io tifo Juventus, volevo solamente vedere la Juventus, non posso farlo, devo comprare un pacchetto di 30 euro, una tanto al mese, e poi posso disdire. Cioè, io per vedere una partita o due partite al mese spendo 30 euro. Li spendo volentieri, se ci fosse la connessione, diciamo, stabile, ma siccome DAZN vive sulla connessione stabile e noi purtroppo, ma non per me, ma per tantissime famiglie italiane che non hanno ancora la fibra in casa e hanno ancora la DSL, quindi per me oggi è un altro funerale della Federazione Gioco Calcio, un altro errore, un'altra cazzata che ha fatto, perché Sky, tra parentesi, ha preso solamente tre partite, ok, ci sta, tra parentesi, pochissime volte. Vedrò la Juventus quest'anno, anche perché la Juventus non è in Champions League o in Europa League, quindi di conseguenza molto spesso DAZN si cucca le parità di Juventus, quindi io dovrei fare un abbonamento, se non ho connessione, se non ho la fibra non vedo una mazza. E quello è l'errore. Però la Federazione Gioco Calcio ha accettato questo, diciamo, questo compromesso di abbassare, perché loro pensavano di arrivare a 1 milione di euro, diciamo, di contratto per i prossimi 5 anni, si sono abbassati, sono adeguati, sono arrivati a 900 mila euro, ma questo non è certamente la riduzione nei confronti delle persone che spendono i soldi al mese per avere un servizio che sia idoneo. È questo che voglio far capire. Quindi, in questo momento qua, oggi c'è stato il funerale della Federazione Gioco Calcio. Fatemi sapere sui commenti chi ha magari la DSL o che magari qualcuno ha la fibra, perché voglio capire. Perché oltre, diciamo, al costo dell'abbonamento, perché io sono obbligato a non comprare a non vedere solamente una partita, ma devo comprare il pacchetto. Fatemi sapere chi ha la fibra, chi ha la DSL, se avete dei problemi, perché per i prossimi 5 anni sarà veramente un'inculata. Fidatevi. Fino alla fine, forza Juve, commentate, condividete se vi piace questo video. Noi ci aggiorniamo al prossimo e, come dico sempre, speriamo sempre che prima o poi Gravina e la Federazione del Gioco Calcio cambi completamente, ma purtroppo le cose attualmente
sono belle stagne e nessuno muove il culo dalla propria poltrona. Ciao ragazzi.